la casetta dell'olio, la casetta del grano, la casetta della frutta e in più c'era la casetta del forno, che era come un altare o una tomba etrusca. Ascoltare la lettura delle pagine del giorno del giudizio di Salvatore Sata nel cortile della casa natale del giurista nuorese, un'opportunità unica per gli amanti di questa opera che racconta una Nuoro che non c'è più, ma in cui si possono trovare ancora alcuni tratti caratteristici presenti nei nuoresi in città. Protagonista è stato il regista e attore nuorese Giovanni Carroni della compagnia Bocche Teatro, che con l'accompagnamento musicale del maestro Battista Giordano ha letto alcuni brani tratti dal capolavoro sattiano. Un'opportunità offerta dal progetto Casa Sata Bene Comune, promosso dalla cooperativa Progetto Uomo, che gestisce il gruppo residenziale di integrazione sociale ospitato proprio nella casa natale di Sata. Un'iniziativa avviata col supporto della Fondazione Sardegna e in partnership col Seminario Vescovile di Nuoro, proprietario dell'immobile, assessorata alla cultura del comune, l'associazione SOS, l'ATS e la Conf Cooperativa Nuoro. Uno degli obiettivi del progetto, che ha visto anche la realizzazione di lavori di messa in sicurezza del cortile della tettoia dell'ingresso, è riportare l'attenzione e rendere fruibile ai cittadini nuoresi questo spazio in cui sono ambientate alcune delle pagine del giorno del giudizio. Un evento che ha visto anche l'inaugurazione del cortile e la presentazione del progetto da parte di Rosy Guiso, presidente della cooperativa Progetto Uomo. Alla serata sono intervenuti Don Luciano Monni, rettore del seminario Vescovile, il vice sindaco di Nuoro Sebastian Cocco e l'assessore regionale alla cultura Giuseppe De Sera. La docente Angela Guiso ha inquadrato l'opera sattiana sotto il profilo critico letterario, quindi spazio alla voce di Giovanni Carroni che con maestria ha rievocato le atmosfere e i personaggi che popolano il giorno del giudizio, legati indissolubilmente a Nuoro ma di valenza universale. Poi gli occhi stanchi di guardare, la gente infreddolita rientrò pian piano nelle proprie case o nei propri tuguri. La luce rimase accesa inutilmente, si era levata la tramontana e le lampade sospese nel corso coi loro piatti si misero a oscillare tristemente, luce e ombra, ombra e luce, rendendo angosciosa la notte.